Signore e signori, state molto attenti perché oggi andiamo a scoprire tutte le gambe e tutti i prezzi della nuova Nike Mercurial. Andiamo! Come ogni anno e come ogni generazione dobbiamo andare a scoprire tutte le gambe e tutti i prezzi della nuova scarpa da calcio di velocità di Nike e quindi direi di iniziare subito con la top di gamma, ovvero la gamma Elite, che trova come principale tecnologia l'Air Zoom, questo sistema di ammortizzazione che ci darà un pochino di reattività in più in mezzo al campo. Come vi ho già detto in tantissimi altri video, è una tecnologia che si sente e si sente molto bene, però che secondo me a livello funzionale non è che apporti più di tanto, però questo sta a ognuno di voi provarla e poi ditemi nei commenti cosa ne pensate. Inoltre troviamo una scarpa da calcio costruita con tantissimi strati lato maglia e il strato più interno è quello che è una gabbia ispirata al sandalo romano che vi darà un pochino di lockdown in più. Come già saprete tutti, nella gamma Elite troviamo due versioni, la versione con il Dynamic Fit Collar e la versione Vapor, ovvero senza il Dynamic Fit Collar, ed è una scarpa da calcio che potete trovare intorno ai 280 euro sulla web di Football in Motion, che dire, uno scarpino che conoscete già tanto con la tecnologia ACC All Condition Control che potete acquistare sulla nostra web. Passiamo ora alla versione Pro, la gamma media di Nike. In questo caso vi ho portato la Superfly, però sulla web di Football in Motion troverete anche la versione Vapor, che io personalmente consiglio tantissimo, molto di più rispetto alla Superfly, perché questo calzino, questo Dynamic Fit Collar, non è qualitativamente parlando per niente ottimo. Difatti tutto il contrario, è abbastanza grosso, non rimane aderente al vostro piede, quindi se potete scegliere io andrei assolutamente sulla versione Vapor. La tomaia è costituita dagli stessi elementi, difatti ha un ottimo lockdown, è abbastanza morbida come quella della gamma Elite, però ragazzi la suola, pur essendo esteticamente e a livello di materiali molto simile alla gamma Elite, non presenta la tecnologia Air Zoom. E la mia domanda è: perché allora chiamare una scarpa da calcio Air Zoom Mercurial Gamma Pro se non presenta la tecnologia principale da cui è costituita la nuova generazione? Beh, è qualcosa che ho pensato e sinceramente non mi convince del tutto. Difatti potrebbe essere qualsiasi altra generazione di Mercurial, perché non presenta la tecnologia principale di questa nuova generazione. Però comunque è una scarpa da calcio ottima, una gamma media ottima, che potete trovare intorno ai 150 euro. Penultima scarpa, in questo caso parliamo della versione Academy. Se avete visto i nostri video già da tantissimo tempo, vi ho parlato benissimo della versione Academy di Nike Mercurial, perché secondo me è tra le migliori scarpe da calcio per qualità prezzo. Costa intorno agli 80 euro e la qualità è ottima. Anche in questo caso ripeto quello che ho detto per la versione Pro: non andate assolutamente per la gamma Superfly, perché il calzino, ragazzi, è scadente veramente. Optate per la versione Academy perché ha una linguetta abbastanza classica che, se stringete bene, non si muoverà, e a livello tecnologico ovviamente non troviamo nessuna tecnologia di cui è costituita la versione Elite, però comunque è una scarpa da calcio abbastanza morbida, ma soprattutto molto ma molto leggera. Anche in questo caso la suola non è per niente uguale, difatti è uguale a quella delle generazioni vecchie di Academy, e che dire, una scarpa da calcio ottima per chi vuole spendere meno di 100 euro. E concludiamo con l'ultima scarpa da calcio, ragazzi, uno scarpino per coloro che stanno muovendo i primi passi nel mondo del calcio, ovvero per bambini. Difatti abbiamo solo taglie per bambini piccoli. Che dire, è una scarpa da calcio per appunto coloro che non vogliono spendere tanto e per coloro che stanno iniziando a giocare a pallone. Possiamo dirlo, ragazzi, è la prima scarpa da calcio senza lacci di Nike. Chissà se ci sorprenderà nel futuro con questa tecnologia nelle scarpe da calcio per adulti e nelle scarpe da calcio Elite, però penso di no. Come vedete, non troviamo i lacci per appunto facilitare i bambini che ancora non le sanno legare, e è una scarpa da calcio abbastanza plasticosa, passatemi il termine, che assomiglia molto alla gamma Academy. Difatti la suola è la stessa e che potete trovare intorno ai 40 euro. Beh,
Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione del video, vi ho presentato tutte le fasce prezzo di questa nuova Nike Mercurial, nuova generazione, che potete trovare sulla web di Football & Motion. Fatemi sapere giù nei commenti se le andrete a acquistare, se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate, seguiteci su tutti i nostri social e noi ci vediamo in un prossimo video.